Io vi consiglio di venire il più possibile avanti, poi anche voi di spostarvi di qua, così è più comodo, anche perché ci sono delle cose da leggere per quanto è possibile. Però cominciamo con una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria. Allora, prego, accomodatevi. Abbiamo, come si dice, arrangiato un momento così formativo, veloce, perché l'ospite che avevamo impegnato a Verona, Don Maurizio, e quindi di conseguenza alla fine le suore dicono fai tu la conferenza, cioè gli altri decidono e ringraziamo quindi le suore. Allora, siccome in questa settimana a 7, non ti preoccupare. No, a 7 sto. E allora, siccome in questa settimana tante volte si è parlato di maternità, abbiamo pensato di magari scambiare qualche idea su questo concetto. Dicevamo che ragioneremo sulla parola mamma. E a me sono venute in mente queste parole che trovo scritte praticamente all'ingresso di casa mia, la poesia, mamma come la poesia della vita. Stiamo facendo una settimana dedicata alla mamma del cielo, ma il punto qual è? Per quale motivo mi è venuta in mente questa cosa? Perché quando ieri pomeriggio stamattina, quando è stato, si è pensato di fare questa conferenza, fondamentalmente mi sono reso conto del rischio che questa parola può essere malinterpretata. Allora, io con voi voglio chiarire due cose. La prima cosa è questo aneddoto che è attribuito... Sì, tu che cominciavi per il punto di telefono. Ma sembra perdere tempo, non lo dici così? Allora, la prima cosa è che questo aneddoto che è dedicato a San Tommaso. E vado a fare una camminata. E noi stiamo celebrando in questi anni questi giubilei dedicati a questo santo, San Tommaso, e a lui è attribuito questo fatto che però in realtà non è sicuro. Dice che quando lui insegnava all'università, ogni volta che cominciava una lezione metteva una mela sul tavolo, sulla cattedra, e diceva: questa qui è una mela, chi non è d'accordo se ne può andare. Una cosa molto semplice apparentemente, però San Tommaso, è considerato il più grande teologo che la Chiesa ha mai avuto, ci insegna che noi dobbiamo avere un occhio molto preciso su quella che è la realtà. Le cose vanno chiamate per nome. Noi possiamo prendere un pezzo di legno, un bravissimo falegname, un bravissimo artista può ricavare dal legno una mela, però quella non sarà mai una mela vera e propria. E poi c'è un altro criterio che io vi invito a tenere presente, ed è questo criterio che ci ha insegnato questo signore che è molto famoso, si chiama Alexis Carrel, è un premio Nobel per la medicina, è quello che ha praticamente inventato le suture dei vasi sanguigni per i trapianti di organi. Lui diceva, attenzione a questa cosa, molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità. Molto ragionamento e poca osservazione portano all'errore. Alexis Carrel è un convertito, si è convertito a Lourdes. Era a capo del gabinetto scientifico che c'è al santuario di Lourdes, il gabinetto praticamente che stabilisce quelli che sono i miracoli veramente avvenuti. A Lourdes si pensa che siano avvenuti milioni di miracoli, però quelli veramente riconosciuti come tali sono neanche 70, quindi 68 proprio. Lui faceva parte di questo gabinetto scientifico, si è convertito e ci ha lasciato questa regola, che pure deve essere importante per noi stasera. Quindi io vi chiedo di ricordare queste due regole. La prima è quella della realtà di San Tommaso e la seconda è questa di Alexis Carrel. L'osservazione, molta osservazione porta alla verità, molto ragionamento porta all'errore. Questa regola ha una valenza pure spirituale. Faccio un esempio semplice. Quando le persone, per esempio, parlano male di qualcuno,
no? Iniziano a caricare, a caricare, a caricare, inventano le cose su qualcuno, praticamente stanno sragionando e arrivano alla calunnia, si arriva all'errore. Se invece uno ha la capacità di osservare, ma l'osservazione richiede silenzio, si arriva alla verità. È la caratteristica anche dei grandi scienziati. I grandi scienziati cosa fanno? Osservano la realtà, torniamo al discorso di San Tommaso di prima, e quindi la scienza progredisce e ci permette quindi di crescere. Apparentemente sembra che non c'entrino niente questi due criteri con quello che diremo stasera, però sono molto importanti. Allora, sul discorso della mamma, a me mi era arrivato un messaggio che qui risulta in mezzo tagliato, ve lo voglio leggere, lo leggo da qua che si legge meglio. Questa è una mia amica che mi diceva: stamattina ho ricevuto un SMS in cui c'era scritto «Ciao mamma, finalmente il numero che ho cambiato è stato attivato, mandami un messaggio su WhatsApp». Questa mia amica poi continua: «Ho pensato che fosse stata Giulia, una delle figlie, a mandarmi il messaggio, anche se mi sembrava strano che non mi avesse detto che aveva cambiato numero, e così stavo riflettendo se rispondere oppure no. Quando un mio collega in quel momento mi ha sentito a commentare, mi ha bloccata spiegandomi che si trattava di una truffa. Purtroppo giocano sulla parola mamma e può capitare che d'impulso si caschi nel tranello. Le inventano tutte per truffare la gente. Ho avvisato le mie sorelle e le ragazze, sto condividendo anche con te». Questa mia amica mi ha condiviso appunto questa cosa, perché l'ho messa qua. Perché vedete, la parola mamma, giustamente lei c'ha ragione, dice, è una parola che attira l'attenzione. C'è un amo perfetto per far abboccare. Di solito le truffe funzionano nella misura in cui uno cerca di colpire il cuore, che se uno cerca di colpire la testa, e la parola mamma è una parola molto dolce, abbiamo detto che è una specie di poesia della vita, viene fondamentalmente utilizzata anche per questo tipo di truffe. Non interessano le truffe postali stasera, però ce la portiamo a casa pure quest'altra. E poi un'altra immagine che mi è capitata tra le mani ultimamente è di questi due signori, non so se li conoscete. Famosissimo, io non lo conoscevo, non me l'hanno dovuto dire. E praticamente questa è una coppia di omosessuali, il lieto annuncio, finalmente ce l'abbiamo fatta. Non è di molto tempo fa, mi sembra che sia l'anno scorso, la signora è aggiornata. E sapete qual era il lieto annuncio di questa coppia? Un figlio. Allora, io non lo so come si usa da queste parti, però dove studio io a Roma, i figli si fanno tra un maschio e una femmina. Forse dove stanno loro due maschi riescono ad avere un figlio, non lo so. È possibile? Non lo so se qua è possibile, se funziona così. Anche qui funziona tra maschi e femmine, va benissimo. Allora, tutto il mondo è paese. Il punto però è, la mia domanda è, questi figli dove lo hanno preso? La cicogna, la signora, crede ancora la cicogna con i capelli bianchi? Va bene, brava, è sempre preparatissima, tramite la maternità surrogata. Allora, che cos'è la maternità surrogata? La maternità surrogata è una pratica in cui una donna si obbliga con o senza contratto a portare avanti una gravidanza per conto di genitori intenzionali o committenti attraverso una tecnica di procreazione medicalmente assistita, una tecnica fondamentalmente di fecondazione assistita che è sempre di tipo eterologo. Noi non parleremo stasera di fecondazione assistita, ma parleremo di più di maternità surrogata. Di solito la maternità surrogata ha tanti nomi, viene chiamata maternità surrogata, maternità sostitutiva o in sostituzione, surrogazione di maternità, oppure spesso si trova in inglese come surrogacy, gestazione d'appoggio, gestazione per altri, GPA, gravidanza solitale, utero in affitto, che è, diciamo, l'espressione che viene di più utilizzata dai gruppi pro vita, perché è più impattante l'utero in affitto, però in effetti è sempre la stessa cosa, chiamata in tanti modi diversi. E può essere di tre tipi, può essere altruistica, retributiva, lucrativa. Altruistica, per esempio, quando una sorella oppure una mamma la fa per la sorella oppure per la figlia. Può essere retributiva, io ti pago il fastidio che tu mi porti avanti la gravidanza. Può essere lucrativa, c'è chi lo fa per mestiere. C'è chi lo fa per mestiere. In Ucraina, per esempio, fino a prima dello scoppio della guerra, era considerato il supermercato del mondo dei bambini.
però più difficile, perché dopo, a partire già dal Covid, prima ancora, e poi successivamente con la guerra, è successo che molti di questi bambini non potevano partire, venivano parcheggiati negli alberghi, nelle ore degli alberghi, dovevano restare lì. Quando scoppiò il blocco del Covid iniziale, per 40 giorni e più, parecchi bambini praticamente erano apolidi, anche perché per lasciare il paese non dovevano risultare come cittadini ucraini, ma non avevano neanche il passaporto della destinazione, dell'azione di destinazione. Quindi, dicevo, può essere di tre tipi. In ogni caso, però, la maternità surrogata è un contratto lesivo. Questo è il Comitato Nazionale di Bioetica che lo dice, è un ente laico. È contratto lesivo della dignità della donna e del figlio, sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Allora, io di solito riporto questa definizione del Comitato Nazionale di Bioetica, perché anche se io che vi sto parlando porto il colletto, tutto quello che vi dico non ci appizza niente con la Chiesa. La Chiesa lo fa suo, perché la Chiesa cerca la verità in tutto e di conseguenza lo facciamo nostro. Però tutto quello che sentiremo stasera ha a che fare esclusivamente con la laicità più laicità che si può. Però di fatto sono fatti veri, sono fatti reali. È, come si diceva, una questione di riproduzione artificiale. Ci muoviamo, diciamo, in questa logica. Perché è importante dire questo? Perché se noi oggi abbiamo la maternità surrogata, purtroppo è perché molti, anche all'interno della Chiesa, accettano la riproduzione artificiale, la fecondazione in vitro e con tutte le sue forme, senza fare problemi. È come se fosse una cosa che si può fare tranquillamente. Però così, allo stato attuale, almeno non è. Tanto per avere un'idea, perché il punto qual è? È che noi pensiamo che questa maternità surrogata sia una cosa distante da noi. Dice, ma in Italia non c'è. In Italia per il momento è vietata per legge. Però io vi porto qui una serie di siti che voi potete controllare, li trovate, trovate questi e ne trovate molti altri. Questo per esempio è il sito della Guest Life. Programmi di maternità surrogata. È in italiano. Questo cosa significa? Che è rivolto ad un pubblico italiano. La maternità surrogata per coppie eterosessuali, per LGBT, per uomini single, per donne single, per quelli che sono malati praticamente di AIDS, oppure qui c'è tutto l'elenco dei costi. Questo è un esempio. Questo qui per esempio è il Canadian Medical Center Care, che anche qui c'è un italiano tradotto male, se lo leggiamo tutto ma non lo facciamo, ci fa vedere che anche loro fanno un'offerta dal Canada sempre per cittadini italiani. Quali sono i prezzi? 45.700 euro tutto compreso in Europa, 95.500 euro tutto compreso in Canada e Stati Uniti, 42.200 euro pacchetto con embrioni congelati della coppia. Ma sti prezzi che cosa sono? Sono i prezzi di un bambino. La cosa simpatica, sapete qual è? Simpatica si fa per dire, è che alcuni di queste aziende danno anche la garanzia. Cioè cosa fanno? Noi vi diamo il bambino, se il bambino muore entro i 2 anni ve ne diamo un altro. Allora le cose che vi sto dicendo, mettetevi con santa pazienza davanti al computer, con il telefono in mano e trovate tutto. Io vi sto dicendo soltanto qualcosa, ma è un mondo davvero incredibile. Qui ce ne sono molti altri, ma io mi voglio fermare con voi su questa slide, perché questa qui della Biotexcom, la Biotexcom è l'azienda leader ucraina. Perché è interessante? Perché qui si vedono i vari pacchetti con i prezzi. Qui per esempio per sposati e non sposati, coppie eterosessuali, 13.000 euro. C'è un asterisco perché è a partire dai 13.000 euro. Ci sono fondamentalmente lì 3 pacchetti. C'è un pacchetto base di 13.000, poi ce n'è uno di 20.000, uno di 40.000, uno di 60.000. Che cos'è che varia? Per tutti e tre alla fine ti danno un bambino. Però per esempio il pacchetto, quello VIP, quello più costoso, ti fanno tutte le pratiche per portare in Italia il bambino, quindi il passaporto del bambino, ti danno praticamente a disposizione un autista per muoverti, ti danno addirittura la SIM del telefono per poter parlare quando sei in Ucraina, perché lì siamo fuori dalla Comunità Europea e quindi non vale. È interessante, vedete, c'è un'assistenza
da questo punto di vista che è eccezionale. Noi non abbiamo molto tempo, però sarebbe stato simpatico vedere alcuni filmati che, di testimonianze dirette di queste ragazze che si mettono a disposizione, che è qualcosa di eccezionale, cioè uno resta ammirato della qualità medica che viene offerta praticamente alle coppie, a parte che tu ti puoi scegliere la ragazza, come sono trattate queste ragazze, vengono visitate tutti i giorni, si fa continuamente analisi, hanno un'alimentazione molto curata, tutto questo perché? Perché devono dare il miglior prodotto. Ovviamente ci sono coppie che, prese dalla disperazione di avere un figlio, ricorrono a questi mezzi. Quando la ricerca, questa qui che vi sto presentando stasera, la feci circa 3-4 anni fa, allora sul sito della Biotex.com, quando si accedeva, era interessante che praticamente c'era un pop-up che si apriva e diceva: le richieste provenienti dai paesi Grecia, Italia, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, c'erano Francia e altri 2-3 paesi, per il momento non possono essere prese in considerazione, accettate, perché c'è un numero già molto alto di richieste da quei paesi. Tra questi paesi c'era l'Italia. Bisogna aspettare 6 mesi, mettersi in fila. Manco se ti devi comprare una Ferrari, devi aspettare, cioè, è incredibile, però funziona così. È qualcosa, diciamo, noi diciamo, ma ci appartiene, qualcosa di vicino a noi. Sì, è qualcosa di vicino a noi, perché, allora, qui siamo a Milano nel 2023, benvenuto, benvenuta Wish for a Baby. Questa era una fiera organizzata appunto l'anno scorso, siamo 20 e 21 maggio 2023, tutto wish e desiderio di bambino. In questa fiera, in Italia è vietata la maternità surrogata, in questa fiera però si mettevano a disposizione tutta una serie di prodotti per aiutare le coppie, per aiutare i singoli ad avere un figlio. Ufficialmente non si faceva maternità surrogata, però io, vedendo il test che fanno all'inizio, mi ero iscritto di tutti i servizi che offrivano, c'era pure quello della maternità surrogata. Cioè, dice, a che cosa sei interessato? Poteva essere interessato a una fecondazione particolare, poteva essere interessato a pratiche di diverso tipo a livello medico, poteva essere interessato al discorso della maternità surrogata. Il bello qual è che nel 2023 si è fatta, noi ne stiamo parlando adesso nel 2024, a un anno, ma in realtà questa cosa era già iniziata nel 2022, solo che sempre la stessa, si chiamava Un sogno chiamato bebè. Questa qui saltò un anno prima, nel 2022, saltò perché ci fu una grande pressione a livello di stampa in Italia, parecchi erano infastiditi, allora abolirono la fiera. Ma non solo, era già stata programmata l'anno prima, nel 2021. Nel 2021 salta perché eravamo in pieno Covid, ma si era già fatta la stessa cosa in Francia nel 2020. Vedete, non è una cosa lontana da noi. Non è una cosa lontana da noi. Quando spiegavo ai miei confratelli, alle suore, si parlava di questa cosa, a livello di formazione permanente, io dicevo: guardate, dobbiamo mettere in conto una cosa. Negli oratori, nei nostri oratori, ogni anno passano migliaia di bambini. Fate pace col fatto che di questi bambini c'è una buona percentuale che sono nati, alcuni, quelli più piccolini, già sono frutto dell'utero in affitto, ma c'è una percentuale ancora più alta che sono frutto fondamentalmente della fecondazione assistita. Però purtroppo cosa succede? In Italia noi un pochettino ci vergogniamo nel dire certe cose. E a me è capitato diverse volte che le coppie, i genitori non lo dicono, che quei bambini magari sono frutto di una fecondazione assistita, però ci sono i nonni che hanno una coscienza un pochettino più delicata, magari una formazione pure più cattolica, vengono e ti dicono: Lorenzo, quello è il bambino, la bambina, i bambini l'hanno fatti con la fecondazione artificiale, non spiegano a parole loro. Questo fa capire che ci sono tanti anche già bambini tra di noi.
Allora, chiarisco subito una cosa, questa è importantissima, ma il bambino che nasce con la maternità surrogata, il bambino che nasce con la fecondazione artificiale, ha qualcosa in meno rispetto al bambino che nasce in modo naturale? Assolutamente no. Anche il bambino che è frutto di uno stupro, di una violenza, quello ha sempre una grandissima dignità, ha sempre, come dire, difeso fino all'estremo. Questo dobbiamo essere molto chiari, attenzione. Quindi il punto non è il bambino, il punto non sono i bambini, il punto è il modo in cui si ricerca il bambino, perché la maternità surrogata è la conseguenza di questa ricerca praticamente di maternità. A che cosa serve la maternità surrogata? Sicuramente ad avere un figlio, e questo è abbastanza ovvio. Però la maternità surrogata è pure la risposta ad un desiderio o a quello che una volta noi consideravamo un dono. La maternità surrogata vuole essere una risposta al dramma sempre più diffuso di sterilità e infertilità, che molto spesso è la conseguenza di questa sindrome da desiderio di figli. Una ragazza che a tutti i costi vuole avere un figlio, soprattutto poi quando arriva al matrimonio ad una certa età e non riesce ad averlo, arriva ad un certo punto che, pur stando bene in salute, non riesce a restare incinta. Ma per quale motivo? Perché è come se dentro di lei si creasse una sorta di gap, un blocco. Guardate, l'essere umano è un essere perfettissimo. La donna è ancora più perfetta dell'uomo per tutto quello che riguarda il ciclo riproduttivo della vita. È tutta una cosa spettacolare, più si va avanti, più ci si rende conto della bellezza e della perfezione di come viene concepito un essere umano all'interno del corpo di una donna. Ma tutto questo sistema è anche molto delicato, estremamente davvero perfetto, ma estremamente delicato. Una donna che sta lì col pensiero, che a tutti i costi vuole avere un figlio, che non arriva e poi è sempre peggio, senza accorgersene, praticamente è lei stessa che blocca la sua gravidanza, la possibilità di una gravidanza. Nel momento in cui lei si rassegna o accetta il fatto che non riesce ad avere un figlio, più delle volte resta incinta. È una cosa, cioè, stranissima, ma questo perché dice la complessità e la ricchezza di come noi siamo tutta una sola cosa, corpo, anima, spirito. La maternità surrogata è un concetto sicuramente errato di maternità, stiamo parlando di maternità questa sera, però vi faccio notare anche queste due espressioni, primipara tardiva e gravidanza preziosa. Allora, fino a un po' di anni fa, c'è qualche ginecologo, medico, ostetrico qui presente? Nessuno? Qualche, fino a forse 30 anni fa, 20-30 anni fa, quando una ragazza partoriva il primo figlio dopo i 30 anni, sulla cartella clinica scrivevano primipara tardiva. Cioè, questa ha fatto il primo figlio troppo tardi. Oggi non si scrive più questa cosa. Sono tutte tardive. La media in Italia, l'Italia è il paese più vecchio, uno dei paesi più vecchi del mondo, sicuramente il più vecchio d'Europa. La media è, non ricordo male, intorno ai 35-36 anni. Pensate un pochettino, avere il primo figlio. Quando invece prima i figli si facevano intorno ai 20 anni. Cambiato tutto, cambiata la società, cambiato ogni sistema, eccetera. E poi un'altra espressione che viene utilizzata anche in contesto medico, sulle cartelle cliniche, è gravidanza preziosa. O la scrivono o se lo dicono i medici, soprattutto a livello ginecologico, quando devono far partorire. Che significa? Il bambino o la bambina è stato partorito in vita, è stato concepito in vitro. Quindi, attenzione, quel preziosa sta pure per una questione economica. Cioè, questi hanno pagato per avere sto figlio. È interessante perché ci fa comprendere come la maternità praticamente è cambiata nel corso del tempo. Sicuramente questo cambiamento della maternità è dovuto anche al discorso del lavoro, la difficoltà delle ragazze soprattutto a trovare lavoro, in generale anche per i ragazzi. Le coppie si sposano più in ritardo, sono cambiati sicuramente gli stili di vita. E questo ha influenzato in un modo esagerato sulla denatalità che c'è in Italia. Allora, voi pensate che nel 2012 in Italia erano nati più di 500.000 di bambini. L'anno scorso, 2023, siamo scesi sotto i 380.000 bambini. Fondamentalmente 156.428 bambini in meno
in 10 anni, e la cosa va ancora a peggiorare perché ogni anno diminuiscono, è per capire quanti bambini non sono nati. Casandrino c'ha 14.000 abitanti circa, praticamente sono sparite 11 città come Casandrino a livello di natalità. E la maternità surrogata, che dovrebbe aiutare in qualche modo ad avere figli, ottiene l'effetto opposto. Invece di farli aumentare i bambini, fa diminuire. Cosa strana. Allora, a noi interessano queste tre paroline: maternità, desiderio e dono. Innanzitutto, partendo dalla maternità o anche dal concetto di mamma, dicevamo, la domanda è: che cos'è la maternità? Qualcuno ha notato che la parola mamma, che di solito è la prima parola che i bambini pronunciano con un'accezione voluta. Di solito i papà sono contenti perché sentono che i bambini dicono papà, sembra che sia quella la prima parola. In realtà quella prima parola è la conseguenza di un bisogno. Il bambino non dice papà, dice papà, c'ha fame. Ma la prima parola che il bambino dice, perché la vuole dire, perché cerca il contatto, è quella di mamma. E in tutte le lingue la parola mamma ha la stessa radice, soprattutto nelle lingue indoeuropee. La maternità richiama a colei che si occupava dell'esistenza, della vita, come qualcosa che ha un inizio e una fine. E l'identità materna, come ricorda qualcuno, consiste nella interiorizzazione ed individuazione di sé come generatrice di vita e di identità. Parole difficili, definizioni difficili per dire che la maternità, la mamma, indica colei che difende la vita, porta avanti la vita, assicura la vita. Ma noi sappiamo che oggi non è più così, perché oggi viviamo in un contesto dove la mamma può uccidere il proprio figlio, con l'aborto per esempio. È una cosa, la maternità è qualcosa che fa parte della donna, è cosostanziale della donna. Un uomo non potrà mai essere mamma, per quanto uno si possa impegnare. Ed è una capacità quindi strutturale. La donna può generare, sempre unita all'uomo, ha bisogno comunque del materiale genetico maschile. Questa seconda parola, desiderio, anche importante, perché vi dicevo, se si ricorre alla maternità surrogata, fondamentalmente è perché si vuole un figlio. Una coppia che vuole un bambino vuole qualcosa di bello. Nessuno potrà mai dire ad una coppia che cerca di fare il possibile nei termini della liceità che sta facendo una cosa sbagliata. Assolutamente. Il desiderio per noi cristiani, e qua apriamo una parentesi di tipo religioso, è talmente importante che su 10 comandamenti il Padre Eterno ne ha dedicati 2, il 9 e il 10. Non desiderare la donna e l'uomo da altri, non desiderare l'uomo e la donna da altri. Però facciamoci una domanda: quanti di noi confessano i peccati contro i desideri? Quasi nessuno. Eppure è importantissimo il desiderio. È importantissimo perché il desiderio fondamentalmente è quello che dà il motore alla vita. C'erano i latini, dicono che la parola desiderio deriva da desiderantes. Desiderantes significa, il de privativo significa senza, sidera significa senza stelle. Praticamente qualcuno dice che è scritto nel De Bello Gallico, io in realtà non ce l'ho trovato, però mi piace questa spiegazione. Dice che i desiderantes erano quelli che andavano in guerra, e cosa facevano? La sera prima della battaglia si trovavano attorno al fuoco tutti questi soldati che sarebbero andati in guerra la mattina dopo, in battaglia la mattina dopo, e contemplavano le stelle, le sidera. Quelli che erano lì attorno al fuoco pregavano o cercavano di capire quello che c'era scritto nelle stelle, perché convinti che le stelle potessero dare in qualche modo delle indicazioni su come sarebbe andata la battaglia, cercavano di capire se nelle stelle loro il giorno dopo sarebbero praticamente ritornati. Il loro era un desiderio, perché poi la sera successiva
avrebbero visto quelli che non avevano più le stelle, cioè quelli che non erano più attorno al fuoco. È un concetto, quello del desiderio, carico, diciamo, di poesia, potremmo dire, però è pure carico di vita. C'è un brano del Vangelo che, vediamo se c'è qui, la parola, vabbè, la parola desiderio è bella perché ci richiama anche alla dolce attesa, non è sicuramente il bisogno, che è una cosa diversa. Per esempio, io posso aver bisogno adesso di un bicchiere d'acqua, che è una cosa diversa da un desiderio di un bicchiere d'acqua. Io posso aver bisogno di mangiare, è una cosa diversa dal desiderio di mangiare. Il punto qual è, che per noi, diciamo così, è importante, ne vado avanti perché altrimenti si fa tardi, il punto è che ognuno di noi deve imparare di fatto a chiedersi quali sono i desideri che si porta dentro. L'altra sera, quando si è fatto l'incontro con i ragazzi, a un certo punto qualcuno che ha fatto una domanda, adesso non ricordo i termini della domanda, però secondo me il punto dov'era? Era sul fatto che ognuno di noi deve chiedersi veramente quello che vuole. Quando due persone si sposano, che cosa fanno? Desiderano stare assieme all'altra persona, a quella persona lì, non ad una persona qualsiasi. Vogliono stare assieme a quell'altra persona, ci vogliono stare assieme. Il desiderio dà la direzione alla vita, perché uno fa quello che desidera. Quando è che le persone vanno al manicomio? Quando è che le persone non si realizzano? E quando non possono praticamente far diventare concreti i propri desideri. È evidente che parliamo di desideri buoni, sicuramente non quelli cattivi, cioè è al di fuori dell'essere umano che si stabilisce il bene e il male. Oltre alla parola desiderio, dicevo, noi parliamo di maternità, parliamo di desiderio, c'è questa terza parola che è il dono. E noi oggi ci siamo dimenticati che il bambino, quello che le coppie cercano, il figlio, è un dono. Ma questo dono non è un oggetto, è un altro. E qui viene questa famosa domandina che è molto scomoda per molti. Noi ci dobbiamo chiedere chi è l'embrione o cosa è un embrione. Non è un gioco di parole qua. Perché se noi diciamo chi è l'embrione, noi stiamo dicendo che è un essere umano. Se diciamo cosa è l'embrione, stiamo dicendo che è una cosa. Coloro che non accettano che si parli in televisione di aborto, fondamentalmente ritengono che l'embrione sia una cosa. Grumo di cellule, si utilizza spesso questa espressione per dirne una. Noi invece riteniamo che l'embrione sia un qualcuno, sia un chi. E lo possiamo capire con queste due testimonianze che vi faccio vedere molto velocemente. La prima è di questo medico, Orazio Piccinni. Era un medico, questo signore, è stato uno dei primi in Italia che si è inventato, ha portato in Italia la fecondazione assistita. Aprì a Bari il primo centro di fecondazione assistita, faceva un sacco di soldi, era bravissimo, parliamo degli anni 90, e lui che cosa racconta? Lui non era cattolico, si è convertito dopo che è successa una cosa particolare. Va da lui una signora che non poteva avere figli e questa, praticamente lui promette a questa signora, dice non si preoccupi, io le farò avere un bambino. Fanno la stimolazione, lui riesce ad ottenere in vitro due embrioni, riesce ad ottenere due. Li osserva, secondo lui uno era buono, l'altro non era buono. Quindi dice, uno lo butto via perché questo secondo me non è buono. Buttare via significa buttarlo nel gabinetto, eh? L'altro è buono, lo impianto. Lui impianta l'embrione alla signora e dopo si accorge che ha sbagliato. Ha buttato via quello giusto, che lui pensava essere giusto, e si è tenuto quello sbagliato. Alla signora non dico niente, dice lui. L'ha raccontato lui, c'è tutta la testimonianza lunga in rete. Alla signora non dico niente, passa un po' di tempo, la signora non perde la gravidanza, dopo un po' nasce praticamente un bambino che si chiama Marco e lui la soccavata. Passa qualche anno, lui si trova in vacanza a bordo piscina, a un certo punto la sua attenzione viene attirata da un bambino
che stava giocando lì a bordo di piscina e lui si mette a giocare con questo bambino. Dopo 5-10 minuti si avvicina una signora che lo saluta in modo affettuoso pure, con confidenza. Lui in quel momento si rende conto che il bambino con cui stava giocando era quello che lui avrebbe dovuto buttare via. Crisi di coscienza pazzesca, dice a questo l'avrei ucciso perché era quello che secondo me era difettoso. Da quel momento non ha più fatto la fondazione assistita. È interessante la sua storia raccontata, la trovata in rete Orazio Piccini, è interessante perché dice molto chiaramente, è inutile che ci giriamo attorno, ma la fondazione assistita è soltanto una questione di soldi. Lo dice molto chiaramente, io ci ho perso tutto, anche la carriera dopo la scelta di abbandonare. Vedete, Orazio Piccini è uno di quelli che, vi ricordate le due regole iniziali, ha osservato la realtà, molta osservazione, l'ha portata alla verità. Io giocavo con la vita, fermandovi ad osservare un bambino, mi sono reso conto che io non sono il Padre Eterno, non posso giocare con la vita. E poi c'è un'altra storia, che è anche molto bella, questa di Samuel Alexander Armas, La mano della speranza. Questa è avvenuta negli Stati Uniti, siamo nel 19 agosto del 1999 e siamo in una sala operatoria. E Vanderbilt University Medical Center nel Tennessee, Stati Uniti, c'è un chirurgo, Joseph Brunner, che praticamente sta operando questa signora incinta di 21 settimane, Julia Armas. La signora porta in grembo un bambino che ha la spina bifida, una grave malformazione della colonna vertebrale. I bambini che nascono con la spina bifida fondamentalmente sono destinati a morire dopo la nascita. Lei aveva già avuto 3 o 4 bambini che erano morti subito dopo il parto. Questo Brunner dice, io voglio fare una cosa. Brunner era del parere che il bambino non era una cosa, era un essere umano, era un bambino. Dice, io lo voglio operare mentre è nel grembo della mamma, prima che nasce. E allora cosa fanno? Siccome è un intervento sperimentale, in questi casi riprendono tutto, fotografano tutto, perché poi si sbagliano, riguardano tutto, per migliorare, una cosa di farlo fa la scienza, fa la ricerca scientifica. C'è quindi in sala operatoria questo fotografo del USA Today, Michael Clancy. Stanno per operare un feto quando si trova nell'utero materno. Vanno avanti. A un certo punto Brunner si rivolge al fotografo, dice, ma quale pellicola stai usando? Stanno chiacchierando. Era preoccupato perché siccome erano in penombra nella sala operatoria, lui dice, magari non si riescono a vedere tutti i particolari, giustamente. Il fotografo sta per rispondere quando a un certo punto vede che l'utero, che era stato nel frattempo messo fuori, inizia a sussurrare, inizia a muovere. Osservano, praticamente esce dall'utero qualcosa di rossastro, il fotografo pensa che fosse sangue, ma poi a un certo punto che cosa vedono? Una mano. Eccola qua. Questa foto ha fatto il giro del mondo. Ed è... cioè, un po' impressione, beh, però è bella perché è molto tenera, perché fondamentalmente quel bambino, siccome a un certo punto viene tagliata, è come secondo me gli avrà detto, ma è possibile che non si sta tranquilli manco qua dentro? Cioè, non è una cosa, è un essere umano, 21 settimane. Di queste foto in rete se ne trovano diverse, perché in quel momento poi racconterà il chirurgo, io sono rimasto bloccato perché il bambino gli ha afferrato il dito e non lo mollava. Fino a quando quello non mollava, non poteva fare niente perché bisogna fare attenzione, 21 settimane. Quel bambino, eccolo qua, lui, cresciuto. Vedete, noi stiamo ultimamente riscoprendo una figura di un medico famosissimo, quello che ha scoperto la trisomia 21, Lejeune, è stato il primo presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Lui ha scoperto la trisomia 21, in contemporanea con un altro medico australiano che invece aveva lui scoperto l'analisi del liquido amniotico. È interessante che questi due uomini siano morti con un carico negativo dentro,
perché tutti e due avevano fatto queste due scoperte, quella dell'analisi dei liquidi amniotici, l'amniocentesi, e quella della trisomia 21, pensando che in questo modo avrebbero potuto aiutare i bambini a nascere. Invece oggi cosa succede? Con la trisomia 21 li uccidiamo, perché è malato. Con il liquido amniotico, forse c'è un falso negativo, lo eliminiamo. Cioè, impressionante. Questo dimostra come a volte un medico può decidere da che parte della barricata stare. Andiamo a qualche domanda, velocemente, perché altrimenti poi Don Ernesto si arrabbia, io sono lungo. Che cos'è la maternità? Perché noi stiamo ragionando attorno alla maternità surrogata, ma lo facciamo guardando a questo quadro. Questa è una rappresentazione del giudizio di Salomone, primo libro dei re. La conoscete questa storia? È famosa. Ci sono due prostitute erano, che fondamentalmente hanno ognuno un bambino, dormono nella stessa casa, a un certo punto si svegliano di notte, una trova il bambino morto, l'altra il bambino vivo, quella col bambino morto si accorge che il bambino gli era stato cambiato. Era stato cambiato, perché quella col bambino vivo dice no, questo è il mio, il morto è il tuo, l'altra dice il vivo è mio, il morto è tuo, vanno da Salomone e Salomone che cosa fa? Dice benissimo, tu, questa è quella, la mamma del bambino, dice tu dici che è il tuo, questa è l'altra, tu dici che è il tuo, allora dividetelo a metà, perché io non so che cosa fare. Questa qui si lancia sul bambino e dice fermati, datelo a lei. La storia è questa, non la racconta così. Non fare niente, dallo a lei, basta che non lo uccidi. Allora, vi risparmio il testo, ve l'ho raccontato io il riassunto. Però qualcuno ha detto, e questa è la parte che noi ci interessa di più, che l'immagine, la storia raccontata nel libro dei re delle due donne, in realtà è come se fosse una sola donna davanti allo specchio, dice questo Recalcati, il famoso psicoterapeuta, è una madre allo specchio, da una parte c'è una madre vera, da una parte c'è una madre falsa. Allora, in una delle due c'è il desiderio di trattenere il figlio, nell'altra c'è il desiderio di lasciare andare il figlio. La donna che dice lo puoi uccidere, il figlio se lo vuole tenere per sé. La donna invece che si mette sopra e dice no, fermati, dallo all'altra, lo vuole salvare sicuramente, però lei è la vera madre. E per capire questa cosa, che può sembrare un po' difficile, basta che ci ricordiamo di Santa Gianna Beretta Molla. Quanti figli ci aveva sta santa? 4 figli, ne aveva 3. Quando è incinta del quarto, si accorge di avere il tumore, lei era un medico, e dice no, io non mi curo perché voglio che il bambino... Allora, razionalmente noi potremmo dire che tu hai sbagliato. Chiunque direbbe serenamente, ma tu sei pazzo, c'è 3 creature piccirille, che fai? Non ti curi? E poi chi ci pensa? In realtà Gianna Beretta Molla vive la maternità secondo questo discorso del lasciare andare e dice i figli non sono miei, i primi 3 sono nati, ok, bisogna curare, qualcuno se ne prenderà cura, io sono l'unica che può prendersi cura di quella che ho in grembo, a me tocca curare quello lì. La scelta di Gianna Beretta Molla, perché è una scelta di santità, che allo stesso tempo è una scelta anche, potremmo dire, la più giusta, la più ordinaria. Scusate, se voi in casa avete 4 figli, l'attenzione a chi va? Al più piccolo, a quello malato, di quello bisogna prendersi cura. E lei si prende cura del più piccolino. Perché? Perché lo lascia andare. Lascia andare gli altri. Dice io non devo tenerli tutti per me. Mi sono stati donati, è un dono. La prostituta invece, la prima prostituta, quella cattiva, ha un desiderio mimetico di maternità, cioè quella voleva il bambino solo perché ce l'aveva con l'altra.
Mi dispiace dirlo, ma a volte questo succede anche in molte coppie che non hanno figli, lo vogliono non per il figlio in se stesso, ma lo vogliono perché tutti quanti dicono un figlio lo voglio pure io. E questo è il... c'è questa forma di, chiamiamolo pure di gelosia, vabbè, attenzione, il desiderio di avere un figlio è un desiderio sacrosanto, bellissimo, non c'è nessuno può mettere parola, però arrivare al punto tale da farlo diventare un oggetto sicuramente non va. È necessaria quindi un'apertura alla vita seria. Il figlio deve essere amato per se stesso, non come con la realizzazione di un proprio desiderio. Qui siamo di fronte a un desiderio che è sbagliato. E nel racconto di Salomone è interessante che si parla di due prostitute, quindi non c'è un padre. Non c'è un padre, perché sono due prostitute, non si sa chi è il padre. In una lettura particolare noi potremmo dire che la figura paterna è Salomone, è quello che in qualche modo riesce con la sua apparente ingiustizia a riequilibrare la giustizia. Però le letture di quel testo sono tantissime. La cattiva delle due dice: non sia mio né tuo, si divida, a una giustizia senza pietà. E questa giustizia senza pietà è la logica dell'eterologa, che ritiene di avere la disponibilità della vita. Nella fecondazione eterologa io decido, il medico dei piccini di cui dicevamo prima, questo è buono, questo non è buono. No. A questo punto la domanda è: chi è la madre? Nel momento in cui noi ci troviamo davanti al discorso della maternità surrogata. Allora, nel codice di procedura civile, articolo 269, dice che la madre è sempre certa, il padre non si può sapere chi è il padre, si fa fiducia, no? Allora, la madre fondamentalmente è chi partorisce. Il punto però qual è? Con la maternità surrogata i soggetti coinvolti, a cui noi potremmo attribuire il termine madre, sono diversi. Portate il conto, per favore. Allora, abbiamo una madre intenzionale, è quella che chiede di avere un bambino e quindi dà il via alla trafila della maternità surrogata, madre intenzionale. Poi abbiamo la madre committente, è quella che firma il contratto, che ordina il bimbo. Pensate per esempio a una nonna che lo ordina per la figlia, no? Abbiamo poi una madre gestazionale, è quella che porta il bambino in grembo per 9 mesi. Abbiamo poi la madre genetica, che è quella che dà il materiale genetico, perché si può prendere pure da un altro, no? La nonna lo ordina, la sorella dà il l'ovulo e l'altra ragazza lo porta e un altro c'è il desiderio di averlo. Siamo arrivati a 4. Nel caso di ovuli che abbiano origine da donne diverse, dalla madre intenzionale e dalla madre gestazionale, non è detto che c'è una sola madre genetica, perché adesso con le combinazioni che ci sono a livello genetico noi possiamo avere anche una madre nucleica, quella che dà il nucleo, e una madre citoplasmatica, che è quella che mette a disposizione l'involucro della cellula uovo. Ma non abbiamo ancora finito. Siamo arrivati a tutte queste mamme, ma può succedere pure che ci sia una doppia o tripla paternità. Questo capita nelle gravidanze da superfetazione. Che sono queste gravidanze da superfetazione? Sono una seconda gravidanza che prende l'avvio nonostante sia già iniziata la prima, a cui dipende sostanzialmente che significa, lo spiego io, facciamo prima. Una donna fa la fecondazione artificiale. Quando fai la fecondazione artificiale praticamente tu produci più ovuli e ti vengono impiantati praticamente, ti viene impiantato l'ovulo. Siccome sei nel periodo quello più fecondo per favorire la gestazione, in quel momento la donna che porta dentro il figlio di un uomo ha rapporti con un altro uomo e feconda un altro ovulo che naturalmente dentro di lei escono fuori 2 o 3 gemelli. E che bella! Fa ridere questa cosa, però questa è la realtà. Cioè, ci rendiamo conto? E ripeto, non siamo distanti da noi, eh? Non siamo distanti da noi.
mi dicevo a Milano. Allora, questo crosstalk è stato scoperto che quando una donna partorisce si tiene dentro anche per 30, 40, 50 anni le cellule del proprio figlio, staminale del proprio figlio, sì, che in alcuni casi addirittura intervengono quando la donna ha praticamente delle problematiche a livello fisico, fungono in qualche modo da medico la mamma. Cioè io so che nel corpo di mia mamma ci sono ancora delle mie cellule, quindi c'è un rapporto così intimo tra madre e figlio che è qualcosa di straordinario, che va oltre il tempo. Pensate un pochettino che cordone c'è. Negli ultimi anni c'è, poi tra l'altro si è studiato questo discorso interessantissimo dell'imprinting. Allora, molto, molto ha scritto questo dottor Bellieni, che è un neonatologo di Siena, brillante, adesso c'è una bella età, però ci sono cose molto interessanti. L'imprinting è quel primo contatto che si crea tra madre e figlio. Mia sorella, quando io studiavo queste cose, mia sorella era il periodo in cui ha partorito la mia prima nipotina, e diceva che dopo il parto praticamente gli hanno messo la bimba sulla pancia, è rimasta quasi un'ora praticamente con la bimba, c'era pure il mio cognato, era presa in sala, la bimba faceva i suoi bisogni addosso a mia sorella, non me lo raccontava da ridere, però questo serviva a fare che cosa? A tenere e ad instaurare questo imprinting, questo timbro, chiamiamolo così, iniziale di rapporto madre-figlia con la presenza del papà. Con la maternità surrogata questo imprinting non avviene, perché partorisci non lo devi prendere in braccio, non lo puoi prendere in braccio. Mentre il bambino è nel grembo ci sono una serie di esperienze. Allora, innanzitutto il bambino nel grembo sente la voce della mamma a causa della rimbomba attraverso il nodo transosseo, si chiama, no? E a lui. Cosa succede? Che il bambino sente la voce della mamma in modo, per 9 mesi la sente in modo amplificato, come se fosse all'interno di una cassa. Quindi la riconosce in un modo tutto particolare, però riconosce anche la voce del papà, se il papà impara a parlare quando la mamma è incinta col pancione, riconosce anche la voce dei fratellini, delle sorelline, se ci sono già altri abitanti nella casa, nella famiglia. Ma il bambino è condizionato anche da quelli che sono i gusti della mamma. È stato fatto un esperimento, e racconto solo questo, che di solito racconto, in Francia, con una salsa che si chiama Marsigliese, che è una salsa genovese però esagerata, una genovese più carica di cipolla proprio alla grande, no? Cosa facevano questi qua? Praticamente sporcavano con l'essenza di questa Marsigliese, salsa Marsigliese, uno dei seni della mamma. Quando provavano ad attaccare il bambino, se la mamma aveva mangiato durante la gravidanza questa Marsigliese, si attaccava praticamente sul seno, quello che esattamente condizionava i gusti. Vedete, c'è un rapporto che inizia tra madre e figlio sin dal grembo, che con la maternità surrogata viene completamente distrutto, è annientato del tutto. Noi ne festeggiamo il giorno in cui veniamo al mondo, ma noi veniamo al mondo nel giorno in cui siamo concepiti. Nessuno di noi lo può sapere concretamente, si sta cercando sempre di più di... Però di fatto, noi nasciamo, potremmo dire, tra virgolette, nasciamo, eh? Esatto, nel momento in cui siamo concepiti. Meno male, siamo d'accordo col papà allora. Quando durante la gravidanza viene detto ad una donna che è incinta che il bambino ha un problema, che il bambino forse ha una malformazione, si crea quello che si chiama distacco transitorio, si crea un'interruzione del rapporto madre-bambino. È come se la mamma automaticamente, senza che se ne accorge,
dicesse il bambino è morto, non c'è. Ecco perché bisogna fare attenzione alla medicalizzazione eccessiva della gravidanza. In Italia, per esempio, sta avendo un successo grandissimo, l'era uscito sul Sole 24 Ore qualche mese fa, una ricerca condotta nei vari reparti di ginecologia, c'era uno, mi sembra del nord-est, forse in Veneto, che aveva un primato dove la medicalizzazione della gravidanza era quasi ridotta a zero, cioè si cercava sempre di far partorire in modo naturale, si cercava di evitare tutte quelle analisi che servono per verificare se ci sono malattie, eccetera, eccetera, e tutto questo favoriva praticamente il parto e la nascita, perché il bambino risente di questo distacco che si crea. Fondamentalmente il bambino è un tu, a tutti gli effetti, il feto, quello che si chiama feto, embrione, cioè è un tu piccolo e nascosto, anche per il papà, come dicevo, eccetera. E vabbè, questo ve l'ho già spiegato. Nel momento in cui noi, sto andando a chiudere, nel momento in cui noi accettiamo la pratica della maternità surrogata, noi fondamentalmente stiamo riproducendo la forma di schiavitù. Noi ci siamo evoluti, noi nel tempo ci evolviamo, ma le nostre conoscenze sono a livello scientifico, a livello culturale. Accettare la maternità surrogata significa fondamentalmente tornare indietro nel tempo, perché le donne sono schiave, soprattutto quelle che vengono utilizzate, anche se lo fanno liberamente, anche se sono pagate. Ma questa è una lesione davvero gravissima della dignità, soprattutto della donna. Nel discorso di fine anno che Papa Francesco aveva fatto ai nunzi, molto interessante, un discorso lunghissimo ogni anno perché fa vedere il quadro internazionale di tutte le guerre, di tutte, anche quelle che nessuno conosce, il Papa a un certo punto ha ribadito il fatto che l'utero in affitto, la maternità surrogata, deve essere dichiarato reato universale. In Italia noi abbiamo attualmente il governo attuale che sta battendo per questo, la signora Meloni per questo si sta battendo, sta portando avanti questo discorso, e vuole, sicuramente una donna ha una sensibilità certamente maggiore, però ci sono degli studi che ci dicono che questa è una barbarie, cioè. Allora, chi è la madre? Io qui abbiamo una madre naturale, abbiamo una madre spirituale, abbiamo la madre di tutte le madri. Fondamentalmente, la mamma è colei che mette al mondo, è colei che porta in grembo, è colei che riconosce la propria identità materna e che matura col passare del tempo, è colei che ha costruito il rapporto madre-bambino sin dal grembo, deve avere tutte queste qualità, la mamma ha tutte queste qualità, e la madre è colei che sa che l'utero è suo, ma non ciò che c'è dentro. Lo slogan delle femministe è: l'utero è mio, lo gestisco io. E nessuno è d'accordo su questo. L'utero è tuo, te lo gestisci tu, ma quello che c'è dentro l'utero non è tuo, quello è un altro. Cioè, non puoi tu decidere la vita di un altro. Ma se te lo gestisci bene l'utero, non abbiamo quest'altro problema. Ma l'utero è tuo, te lo gestisci tu, nessuno mette parola, guai a chi si permette di... Però quello che c'è dentro non è più tuo, è un altro. Sa appunto che l'altro è un essere umano, ma non una cosa, e guardando al futuro, c'era questo autore Bambarelli, molto, molto bello, vi consiglio, ho scritto diversi libri, ma in questo testo, La musica del silenzio, lui si pone questa domanda: è proprio vero che ogni volta che nasce un figlio nasce anche una madre? Lui se la mette come domanda. Sì, è vero. In realtà noi dovremmo dire in modo più preciso: ogni volta che viene concepito un figlio, perché inizia questo rapporto praticamente, cioè sei madre nel momento in cui hai concepito. E nel futuro si sta parlando già di utero artificiale, ci sono degli esperimenti che sono stati fatti negli Stati Uniti, non ricordo però qual è la clinica, non ce l'ho scritto sul PC, però si sta procedendo in quest'ottica. C'è un libro molto famoso, pubblicato negli anni 50, è l'autore Huxley, Aldous Huxley, Il mondo nuovo, è un romanzo distopico, scritto negli anni 50, è un romanzo futurista, quello racconta negli anni 50 quello che noi stiamo facendo praticamente in questi anni,
I bambini non erano più concepiti in modo naturale, ma nascevano in questi uteri artificiali, e questa sta cosa l'ha scritta 70 anni fa. Cioè, non solo. Sicuramente noi dobbiamo puntare, questo vale quando andiamo a votare, fare attenzione a chi diamo il nostro voto, a coloro che hanno delle politiche a favore della natalità, pur perché il problema della natalità è un problema anche economico, sociale, pensionistico, eccetera, eccetera, eccetera. Validare il discorso dell'adozione. Oggi è molto complicato adottare, cioè, sicuramente andrebbe in qualche modo facilitato l'accesso ai bambini, soprattutto quelli che hanno bisogno di avere una famiglia, però ricordando che il principio dell'adozione è quello che una famiglia per il bambino e non un bambino per la famiglia. Questo è il principio vero dell'adozione. E poi dobbiamo educare i giovani al desiderio, perché noi viviamo nell'epoca, si dice, della dittatura dei sentimenti, la dittatura del desiderio. Tutto quello che io desidero lo voglio. Si inizia da bambini, è normale che poi quando si arriva ad una certa età, io voglio un figlio, desidero un figlio, faccio tutto il possibile, sono disposto a pagare qualsiasi cosa, qualsiasi prezzo, pur di avere realizzato quel desiderio che è sacrosanto, però magari in certi casi diventa profondamente ingiusto. Io ho finito e vi ringrazio. Domande? No. Domande? No. Perché è tardi. Che ore sono?